La prima a Fano del Teramo va come molti si aspettavano, vittoria per 2-0, adesso qualificazione al turno successivo da giocarsi tra una settimana col Gubbio al Barbetti, ma tutto sommato era ampiamente prevedibile che il Diavolo, pur privo di 9 elementi, potesse comunque ben figurare e far sua una partita contro i marchigiani, non più con la Beretti, ma comunque squadra fatta di soli fuori quota. I ritmi del match sono sempre stati molto contenuti, vuoi per il caldo, vuoi perché dopo le prime due sortite di Marca Granata, al primo vero affondo il Teramo passa. Lo fa con la deviazione in testa di Cristini sulla punizione scodellata da Arrigoni al quarto d'ora. Da lì in avanti una gara con un pronostico chiuso diventa pressappoco una seduta di allenamento. Nel secondo tempo il copione non cambia. Tenino inserisce Mungo, esordio biancorosso per lui, al posto di Pinzauti. Dopo 13 minuti Minelli trova il raddoppio sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, mettendo ancor più al sicuro un successo mai davvero in discussione. Troppo morbido e arrendevole un avversario schierato con troppi giovani e per poter contrastare una delle favorite del girone C, che tuttavia per stessa ammissione di Tedino è ancora un po' indietro nella manovra, nel gioco e nell'assemblaggio dei giocatori. Al netto delle assenze il tecnico sa che il campionato si avvicina e che il ritmo del pomeriggio fanese andrà innalzato quanto prima. Domenica la terza e ultima gara del triangolare. Il Teramo la giocherebbe in casa, ma per indisponibilità del Bonolis andrà in Umbria, a casa del Gubbio, per quelle che saranno le prove generali per la prima di campionato a Catanzaro. Sul fronte mercato invece a ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per Magnaghi, con Bombagi che rimane sullo sfondo, nel senso che per fare entrate così vanno fatte delle uscite che compensino l'equilibrio della rosa. Chi invece Tedino attende certamente un difensore, e questa potrebbe essere una settimana decisiva nell'individuazione del profilo più adatto.